Siamo all'interno, o quantomeno nell'anticamera della sala operativa dell'INGV, siamo con Paolo Casali che ci illustrerà brevemente come è fatta la nostra rete sismica nazionale e le varie postazioni, le varie stazioni. Grazie. Allora, questa è una mappa della rete sismica nazionale centralizzata. Qui si vede un po' in dettaglio, abbiamo varie stazioni, la maggior parte sono stazioni nostre dell'INGV, poi però ci serviamo anche di dati di altre reti italiane in collaborazione e anche altri dati di reti estere. Perché? Perché ad esempio se c'è un terremoto qui nella placca adriatica, noi abbiamo bisogno anche di dati dall'altra parte per migliorare le localizzazioni. Come viaggia il segnale sismico dalla stazione remota attraverso vari vettori, no, che possono essere satellitari, tecnologia del telefonino, onde radio, internet, telefoni, arriva il segnale in sala sismica. Quindi noi 24 ore su 24 abbiamo la situazione del movimento del terreno in tutti quei 400 e tanti puntini rossi che abbiamo visto prima. La stazione sismica digitale è fatta, diciamo, dal punto di vista concettuale abbastanza semplicemente. Prima ci vuole qualche cosa che trasformi il segnale del terreno, il movimento meccanico del terreno, la vibrazione del terreno, in qualche cosa di elettrico, e questo lo fa il sismometro, infatti si chiama anche trasduttore elettromeccanico. Poi abbiamo bisogno di qualche cosa, visto che usiamo i computer, che trasformi la grandezza analogica, quindi la grandezza elettrica, il segnale elettrico, in numeri, e questo è il convertitore analogico digitale che sta dentro la stazione sismica. È una delle cose che stanno dentro la stazione sismica. Le altre cose, un'altra delle cose è un modem, un router, un qualche cosa che poi provvederà ad inviare i dati, e i dati arriveranno sulle nostre scrivanie, sui nostri computer. Questa è una stazione sismica oltre 400. Questa è una stazione sismica molto particolare, la stazione sismica di Bormio. Noi non possiamo mettere il sismometro in qualunque posto, non possiamo metterlo vicino dove passa il treno, per esempio, perché registrerebbe la vibrazione del treno, della metropolitana, invece del terremoto. Quindi cerchiamo sempre zone dal punto di vista sismico molto silenziose, tranquille. Questa è una zona molto isolata, Bormio. Qui si vede un dettaglio del sismometro. Per migliorare l'accoppiamento con la roccia, noi scaviamo fino a raggiungere la roccia sottostante e facciamo un plinto di cemento su cui mettiamo il sismometro. Questa è una stazione, un esempio, una stazione autonoma, in cui qui c'è per esempio i pannelli solari e qui c'è la parabola satellitare. Quindi questo provvede all'alimentazione elettrica e questo provvede all'invio dei dati. La stazione è assolutamente autonoma. Questo è il pozzetto del sensore. Una cosa molto importante sono l'antenna GPS per avere la marca del tempo esatto. L'antenna GPS, oltre a dare la posizione, dà anche il tempo. E perché? Perché un sismogramma senza il tempo non ha poco senso. Noi dobbiamo sapere esattamente il tempo di arrivo delle onde sismiche per le nostre ricerche. E anche il GPS geodetico. Abbiamo visto prima in sala conferenze che l'Appennino si sta un po' separando, no? Di circa 3 mm l'anno, una parte va verso la Jugoslavia, una parte va verso l'Africa. E come facciamo a saperlo? Grazie a questi strumenti, una rete di questi strumenti che ci dicono il caposaldo di quanto si sposta. O in caso di evento particolare, parte la rete sismica, che la rete sismica mobile, che è qualche cosa che serve a infittire le stazioni nell'area epicentrale. Questo ha alcuni vantaggi. Per esempio, abbassiamo la soglia di detezione dell'epicentro, ossia se prima localizzavamo terremoti con magnitudo 1, adesso magari con stazioni più fitte localizziamo magnitudo 0,7, 0,8 o 0,5. Consideriamo che già 2 è una soglia di magnitudo della sensibilità, ossia le persone difficilmente riescono a sentire terremoti con magnitudo 2. 1 è 30 volte l'energia, 30 volte inferiore, magnitudo 1 è un'energia 30 volte inferiore di un terremoto magnitudo 2. Poi migliorano le localizzazioni ipocentrali, e questo ci permette di seguire più in dettaglio l'evoluzione spazio-temporale della sequenza sismica, ossia tutti quei pallini che avevamo visto prima all'animazione in sala conferenze, che ci facevano vedere proprio l'andamento della sismicità, del terremoto di Amatrice, Norcia, se si spostava verso nord, verso sud, insomma tutta la zona che ha interessato
e abbiamo visto che è una zona molto vasta di circa 80 km, tutta la sequenza sismica nell'ultimo anno. Adesso farei vedere in breve proprio il sismometro. Ecco, questo qui è il sismometro. Questo è un tipo di sismometro che si chiama accelerometro, registra l'accelerazione del terreno. Se io ora salto sul monitor, vediamo l'accelerazione di questa mattonella del pavimento, né più né meno che l'accelerazione del pavimento. Tre segnali, verde, rosso e bianco, perché noi dobbiamo ricostruire in tre dimensioni il moto del suolo, quindi ci sarà la direzione verticale, la direzione nord-sud e la direzione est-ovest, come si muovono nel tempo. È importante l'accelerazione perché l'accelerazione è il parametro che dobbiamo fornire agli ingegneri per fare come prescrizione, no? Ad esempio noi diciamo tu mi devi fare un palazzo che resista a questa accelerazione, quindi è importante anche sapere l'accelerazione del suolo in caso di forte terremoto. Ovviamente questa scala qui lui ogni volta cambia la scala per fare in modo che il segnale venga massimo. Se io adesso salto, tutta questa barbetta qui va via e si vede solo il segnale più importante. Questo non vuol dire che i numeri sono diversi, questo vuol dire che la visualizzazione sullo schermo è diversa, ma i numeri sono assoluti, cioè noi nei nostri file, nelle nostre elaborazioni abbiamo il numero assoluto dell'accelerazione, proprio in senso assoluto, il valore assoluto dell'accelerazione. Poi la visualizzazione è un altro discorso, diciamo. Noi volendo possiamo anche mettere una scala fissa e quindi questa barbetta qui ad esempio non la vedremo e vedremo solo, ecco, una cosa del genere. Quindi diciamo questo dipende da come è stato settato questo computer, non dipende dall'accelerometro. L'accelerometro registra esattamente l'accelerazione del suolo, valore assoluto. Se credi, sei finito e possiamo passare in sala operativa? Passiamo in sala operativa. Okay. Sì, è molto dolorosa. No, più che altro il periodo era molto lungo rispetto sì. Alle altre, quindi... Poi dipende, quello dipende anche dal tipo di sensore che c'è installato. Ci sono, diciamo, dei sensori che sono più a corto periodo e quindi sono delle oscillazioni un po' più veloci, altri più a lungo periodo, diciamo, la loro frequenza naturale si messa. E questo invece è un altro sito che è l'Oxem, che mostra invece la sismicità che avviene in tutto il mondo. La sismicità sul territorio nazionale e comunica in tempo quasi reale con la protezione civile tutto quello che avviene da un punto di vista quindi dei terremoti. È una sala aperta 24 ore su 24, 7 su 7, dove quindi ci sono del personale che si alterna per essere sempre svegli, diciamo, e vigili. E il personale è costituito da due turnisti sismologi che vengono più avanti, che quindi aspettano quindi che il sistema automatico definisca, decida che c'è un terremoto, dopodiché loro guardano i sismogrammi, verificano che quello è effettivamente un terremoto, fanno, diciamo, delle letture più accurate dei tempi di arrivo delle onde, localizzano in maniera più accurata e poi comunicano con la protezione civile. E un'altra parte, diciamo, di questa sala è anche adibita alla comunicazione per l'allerta tsunami in tutta l'area euro-mediterranea e che quindi avviene per terremoti con magnitudo maggiore di 5 che avvengono a mare. E infine c'è un personale che si occupa del funzionamento tecnico delle stazioni sismiche, quindi che i segnali siano tutti quanti trasmessi in tempo reale per bene, che non abbiano delle anomalie, eccetera. Quindi se guardiamo questa schermata, cioè tutto, diciamo, questo video wall, come si chiama, contiene diverse informazioni. Qui in alto a destra vedete la mappa delle stazioni sismiche, che sono più o meno 350-400 su tutto il territorio nazionale e uniscono anche, cioè, i segnali anche di stazioni che sono in Spagna, Francia e, diciamo, nella porzione est dell'Europa, arrivano in sala perché ovviamente se avviene un terremoto, che ne so, nell'Adriatico è importante coprire, diciamo, anche tutta l'altra parte, la porzione, diciamo, ad est di provenienza, diciamo, delle onde sismiche affinché la localizzazione sia una localizzazione accurata.
Questi schermi invece riportano suddivisi nelle tre zone, diciamo, principali, quindi nord, centro e sud, alcune stazioni selezionate, ed è importante per chi lavora in sala avere degli schermi che rappresentino in tempo reale, diciamo, il movimento del terreno e non, diciamo, aspettare che tutto il sistema automatico quindi unisca le forme d'onda, dichiari un evento, eccetera, perché se avviene un terremoto, per dire, in centro Italia, tutta questa porzione qui si illuminerà con dei segnali che sono molto simili, quindi il turista saprà che un terremoto sta arrivando, si allerta, chiama magari la protezione civile, eccetera. E oggi, diciamo, non ci sono molti terremoti, pochissimi. Qui potete vedere il numero di terremoti con relative magnitudo avvenuti oggi in rosso, e la maggior parte quindi di queste oscillazioni che vedete è semplicemente rumore antropico, che dipende, diciamo, dalla vita, diciamo, quotidiana sul territorio italiano. Quindi il terremoto, quello è indicato in rosso, sempre centro Italia? Questi sì, sono... quindi voglio dire, è attuale o sì, è attuale? Sì, cioè in rosso vedete, quindi questo è quello più evidente. Che stanno avvenendo, che sono avvenuti solo oggi, e quindi questo infatti dà ancora l'idea del fatto che ovviamente dopo un terremoto molto molto forte ci sia comunque una certa attività che continua. Però come potete vedere, se guardate le magnitudo, sono comunque 37 terremoti con magnitudo minori di 2, quindi terremoti molto piccoli, 3 terremoti con magnitudo tra 2 e 3. E qui c'è infatti uno zoom della zona del centro Italia, quindi vedete qui è il lago di Campodosto, che quindi un po' delimita a sud, diciamo, la porzione attivata dal terremoto del 2016-2017, e a nord, a sud di Camerino, quindi ancora si può vedere con la sismicità dell'ultimo mese, perché in blu vediamo tutto quello che è avvenuto nell'ultimo mese, ancora tutta la porzione di faglia attivata, perché ancora rilascia un po' di energia, perché comunque si deve, diciamo, riaggiustare e riadeguare. Qui vedete, diciamo, la nostra pagina del Centro Nazionale Terremoti, dove è possibile consultare il database con tutti gli eventi sismici, quindi fare delle ricerche per zona, area geografica, per classi di magnitudo. Quindi se avviene, per dire, un terremoto più forte in una zona che non è il centro Italia, che quindi non avete mai sentito, eccetera, eccetera, è possibile andare sul nostro sito e interrogarlo per avere, che ne so, la mappa degli ultimi 3 anni di sismicità, 5 anni di sismicità, e vedere qual è stata, diciamo, l'attività sismica in quell'area. E quindi niente, questa è quindi la mappa italiana con tutti i terremoti dell'ultimo mese in blu, e poi con dei colori un po' diversi che indicano l'attività di oggi, ieri, 2 giorni, 3 giorni. E questa è la stazione di Offi, che è una stazione posizionata nella zona quindi del centro Italia, e questo dà l'indicazione su quella che è stata l'attività dell'ultimo giorno. Questo per esempio è un terremoto, come si può vedere da qui. C'è un sismologo, per un sismologo è molto facile riconoscere, diciamo, quella che è la forma d'onda di un terremoto rispetto a quella che è anche quella del passaggio di un camion o cose del genere. Questa invece è la nostra pagina Twitter, quindi potete seguire se interessa, essere aggiornati sui terremoti più recenti. E in genere loro, cioè su Twitter, molte volte i terremoti vengono, diciamo, dichiarati ancora prima che un istituto, perché cioè le persone che ovviamente sentono il terremoto scrivono subito su Twitter, e quindi prima che noi ancora lo registriamo, a volte leggiamo qui che c'è stato un terremoto e lo verificate subito in tempo reale. Sì. Però mentre il sistema ci mette magari un minuto a raccogliere tutte le informazioni, a dichiarare un evento, loro invece lo scrivono subito, cioè non c'è bisogno di un minuto. Certo. Loro lo sentono, lo scrivono, e a volte te ne accorgi addirittura prima dalla pagina Twitter rispetto alla macchina.